È venuto a trovarci negli studi di Cilento Channel il consigliere di opposizione Vito Rizzo. Eh, con lui discutiamo di questo eh, ospedale di Agropoli, tanto eh, tanta paventata insomma l'apertura, il pronto soccorso, una serie di iniziative annunciate dal sindaco Franco Alfieri. Qual è la vostra opinione anche come eh, gruppo politico di opposizione soprattutto per le prossime amministrative 2017? Allora diciamo che l'ospedale va tenuto separato da qualunque speculazione e strumentalizzazione e perciò è grave che il sindaco che rivesta una carica importante, il primo cittadino di questa città, pensi solo a fare politica e a lavarsi la faccia sulla salute della gente. Eh, il vero sciacallo è lui, perché sa bene di mentire alla gente sull'ospedale, dice delle bugie enormi, basta leggersi l'atto aziendale per capire che la paventata eh, eh, riapertura dell'ospedale di Agropoli è una presa in giro il pronto soccorso che verrà riaperto stagionalmente non è nulla più che un eh, ambulatorio quasi cioè sostanzialmente prendiamo l'atto aziendale e che cosa leggiamo? Leggiamo che serve riattivare un pronto, un pronto soccorso di emergenza perché è una zona disagiata benissimo Pronto soccorso che che cosa può fare? Avrà un reparto di medicina generale, ha da 0 a 20 posti letto, quindi quando si dice riapre con 20 posti letto poi diventerà l'ospedale megagalattico che servirà alle esigenze della... della... non è così. Da 0 a 20 posti letto, medicina generale, mh, eh, chirurgia ridotta e eh, nell'atto aziendale c'è scritto come sono questi posti Letto, sono posti per il day hospital e per il week hospital, ossia le persone che vanno all'ospedale, vengono ricoverate per fare le analisi, analisi che possono fare in giornata o analisi che richiedono qualche giorno. Il pronto soccorso che serve ad Agropoli, l'ospedale che serve ad Agropoli, sicuramente non è questo: questo è un ambulatorio con una microdegenza dove io mi faccio un taglietto, mi medicano, è una guardia medica. Io ho, uh, ho un piccolo infortunio domestico, mi medicano, ma se ho l'appendicite, se ho l'infarto, se subisco un incidente e mi fermo all'ospedale di Agropoli, io rischio di perdere tempo prezioso, un infartuato muore se perde mezz'ora e far pensare alla gente che il pronto soccorso che viene attivato è un pronto soccorso che risponde a delle esigenze reali e concrete di emergenza significa prendere in giro e purtroppo prendere in giro la gente su questioni di salute è una cosa gravissima bisogna capire che non si fa campagna elettorale su questo non si può fare campagna elettorale allora pur di dire che l'ospedale non è chiuso, ci si accontenta di fare questa finta apertura. Eh, non si fa così politica, non è questo il modo di essere responsabili, non è questo il modo di rappresentare una città. Il sindaco ha avuto in mano la possibilità di contrattare con la regione una riapertura seria, non si è attivato per questo ma si è attivato per, per gettare fumo negli occhi. Quindi che cosa sta facendo? Non sta dando una risposta alla sua città, o meglio la sua città è una parola grossa perché questa non è la sua città. Il suo paese è un altro e si vede dal disamore con il quale l'ha amministrata, lo stupro che ha fatto di questa città in dieci anni di amministrazione ed è questo il motivo per cui gente che pure ha creduto in lui, come me, che io ho ammesso, io ho creduto nella capacità di Franco Alfieri di amministrare questa città, mi sono pentito, chiedo scusa alla gente, chiedo scusa agli agropolesi. Perché anche per colpa mia abbiamo messo in mano questa città ad una persona che non era degna di amministrarla e infatti ha deluso completamente le attese sull'ospedale, sta continuando a fare speculazione politica per la sua carriera personale.